Servitore della misericordia a tempo pieno, Padre Pio non si è mai stancato di accogliere le persone e di ascoltarle, di spendere tempo e forze per diffondere il profumo del perdono del Signore. Papa Francesco ha tratteggiato così il profilo umano e la sensibilità pastorale del santo di Pietrelcina, le cui spoglie mortali sono state portate in processione venerdì scorso dalla chiesa di San Salvatore in Lauro fino alla basilica di San Pietro. L'occasione è stata l'udienza di sabato ai gruppi di preghiera di Padre Pio, ai dipendenti della Casa Sollievo della Sofferenza e ai fedeli dell'Arcidiocesi di Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo. Maestro di vita, la cui cattedra fu il confessionale, San Pio è divenuto, ha rimarcato il pontefice, una carezza vivente del Padre che guarisce le ferite del peccato e rinfranca il cuore con la pace. Vi incoraggio, ha aggiunto Papa Francesco, perché i gruppi di preghiera siano delle centrali di misericordia, centrali sempre aperte e attive che con la potenza umile della preghiera provvedano la luce di Dio al mondo e l'energia dell'amore alla Chiesa. La preghiera è un'opera di misericordia spirituale che vuole portare tutto al cuore di Dio. Prendi tu che sei padre. E sarebbe così, per farla semplice, la preghiera dire: ma prendi tu che sei padre, guardaci tu che sei padre, e questo rapporto col padre. La preghiera è così, è un dono di fede e di amore, un'intercessione di cui c'è bisogno come del pane. In una parola, significa affidare. Affidare il proprio dolore al Signore, come lo stesso Padre Pio amava dire, è la migliore arma che abbiamo, una chiave che apre il cuore di Dio. È una chiave facile. Il cuore di Dio non è blindato da tanti mezzi di sicurezza. Tu puoi aprirlo con una chiave comune, con la preghiera. Perché un cuore d'amore, cuore di padre. Padre Pio ha vissuto il grande mistero del dolore offerto per amore, ha aggiunto Papa Francesco, che nel pomeriggio è andato nella Basilica Vaticana per venerare le spoglie dei Santi Pio da Pietrelcina e Leopoldo Mandic, raccogliendosi in preghiera per circa mezz'ora. Il malato è Gesù, ripeteva Padre Pio, che alla cura delle ferite del corpo e dell'anima dedicò con passione l'intera esistenza, come ci ricorda un suo confratello, Padre Marciano Morra. Nessuno vuole la sofferenza. Se però viene, bisogna valorizzarla. E come Padre Pio ha sofferto fisicamente e moralmente per salvare le anime, così chi è colpito dalla sofferenza può salvare le anime. Allora, la sofferenza, il dolore è sempre negativo, ma messo con un grande ideale può essere fonte di gioia e di salvezza per gli altri. È il santo del giorno. Perché? Perché è l'uomo umano di cui noi abbiamo bisogno, non del grande oratore, non del grande scrittore, è l'uomo che sta a fianco a chi soffre. Nello stesso tempo dà gioia e serenità.